Benvenuti all'Aquila, cari lettori. Siamo nel cuore della nostra città, siamo a Piazza della Prefettura, davanti al Palazzo della Prefettura con il nostro sindaco Massimo Cialente, il sindaco che purtroppo tutti ricordiamo per i suoi 8 anni spesi a fianco del terremoto e della ricostruzione. Siamo davanti al Palazzo della Prefettura proprio perché è stata l'immagine simbolo del nostro terremoto. Qui ricordiamo Obama. Lei pensi che, sì, Obama, Berlusconi, tutte le foto. George Clooney, tutti sono passati. Ci fu proprio qui un collegamento in diretta con il governo, con il Canada, quando venne il Premier. Al tempo del G8. Sì, che ci regalò la famosa, il Canada, lo chiamano così i ragazzi dell'università, i nostri studenti. Lì ha colpito, spesso i miei figli, dove vai? Vado al Canada. Va bene. E bisogna pensare che il sabato o la domenica precedente al sisma, qui era riunita tutta la classe dirigente, tutte le autorità della regione, perché fu il saluto a Colzani, il prefetto che andava in pensione. E fortuna che quella notte vinse la moglie, perché stavano discutendo se dormire o meno qui all'Aquila, perché altrimenti lui sarebbe rimasto sotto le macerie. Massimo Cialente, noi vorremmo innanzitutto iniziare questa intervista di cui ti ringraziamo. Ci mancherebbe. Perché a 10 anni appunto dal terremoto del 2009 vorremmo innanzitutto sapere il racconto della tua notte del terremoto. Massimo Cialente, dove si trovava e come ha vissuto la scossa delle 3:32? La notte del terremoto per me comincia molto prima, perché se ti ricordi io stavo vedendo la partita del Milan su Sky, che stava andando un po' in ritardo. Verso le 23 qualcosa ci fu la prima scossa. E dopo di questa io stavo per andare a letto, perché mia moglie stava a letto, mia suocera, usciamo, mamma ha fatto, ha scaricato e così via. I tuoi figli quanti anni avevano all'epoca? Allora, Federico, che aveva 13 anni, stava in gita scolastica, per fortuna. Erano tanti ragazzi che erano in gita in quella sì, notte, per poi fortuna. Alessandro ne aveva 18, doveva fare gli esami di Stato, e Fabrizio ne aveva 23. E quindi, insomma, erano proprio ragazzi, 22. E io, mentre mi apprestavo ad andare a letto, mi chiamò. Quindi dopo circa 20 minuti il prefetto Filippo Piritore, il questore. Considera che non c'era il prefetto, quindi il responsabile dell'ordine pubblico provinciale di fatto era Piritore. Lui era molto agitato, devo dire, e si erano spaventati molto e mi disse: Massimo, domani chiudi le scuole. Ti rendi conto che succede se fa un'altra scossa domani mattina, i genitori per andare ai bambini? Io dicevo: Filippo, sì, ma l'ho chiuso martedì e mercoledì. Della settimana chiudo precedente, perché c'era stata la forte scossa. C'era stata la scossa del 30, lunedì, no? Esatto. Però ricordiamo alle persone che magari ci stanno ascoltando e non sono aquilane che il 5 aprile era la Domenica delle Palme. Era la sera della Domenica delle Palme. Per questo era la domenica sera quando appunto si stava valutando la chiusura delle scuole del lunedì mattina, sì. 6 aprile appunto. E mi disse: chiudi le scuole. Io dicevo: Filippo, ma chiudere le scuole, considera che c'era stata la protezione civile regionale, aveva detto un evento sismico normale, io avevo già chiuso, erano quasi mezzanotte. E allora cominciai a chiamare la protezione civile regionale, chiamavo il vice sindaco che era Riga, chiamavo l'assessore dei lavori pubblici che si era preoccupato di revisionare in quei 2 giorni tutte le scuole e tutti gli edifici comunali, no? E dicevo: ragazzi, che devo fare? Che facciamo? Chiudiamo? Anche io. A un certo punto mi chiamò il genitore dicendo: guarda Massimo, dai le vacanze di Pasqua. Questo per far capire il clima. Io dissi sì. E poi il martedì di Pasqua, dopo Pasqua, che faccio? Le apro, le tengo chiuse. Cioè, era questo il problema. Mentre stava questa frenetica telefonata, mi devi credere, richiamo Lisi, e in quel momento arriva la seconda scossa. Che era l'assessore dei lavori pubblici. Stavamo proprio, guarda, io stavo seduto sul letto, intorno all'una, e lui fece: Massimo, non lo ricordo come adesso,
Massimo, Massimo, lui mi chiama Massimo, mi chiama Massimo. Massimo, Massimo, essolo, essolo, proprio all'Aquilano. Senti, chiudemus scuole, chiudemus scuole. A che io non sapevo perché l'una e notte, sai, chiudere, i ragazzi certo. Partono dai paesi vicini. Al che chiamai Josafat Capulli, che era il direttore di TV1, no? Sì. Gli disse, guarda, manda qualcuno, mandami un serpentone, che domani sospendo, dissi, guadagno un giorno e poi chiamerò Roma. Certo. Cerco di capire, cioè, non, che dovevamo fare? E quindi, credi, fu talmente stressante questa cosa. Poi parlai con Luca Innocenzo, che mi diceva che c'erano studenti in piazza, dicevo, tienili lì. Alla Murata Gigotti erano andati parecchi cittadini e per fortuna Josafat mi disse, che faccio? Dico, guarda, tienili là e vediamo che succede. Dopodiché io ero stato talmente stressato, perché a raccontarlo così, certo. Ma poi figuratevi, immagino. Quelle due ore. Immagino, la tensione certo. Perché. E la responsabilità. Cioè, la responsabilità, ma soprattutto non avevamo alcun elemento. Cioè, chiudere per quanto tempo? Quindi. Ciao. Fu una cosa, francamente. Certo. Allora io ero talmente stressato. Avevo smesso di fumare, avevo ritrovato le sigarette lì sotto, quindi mia moglie arrabbiata che avessi ricominciato a fumare, no? E ero comunque talmente stanco che mi presi un libro e mi addormentai con la luce accesa, per cui il terremoto io l'ho visto. Non solo l'ho sentito, l'ho visto, è caduto il televisore. Mi è caduto un quadro dietro e si è incastrato dietro la testata, fortunatamente. E visto tutto quanto, io non mi sono mosso. Io, c'è gente che si è alzata, è andata alla porta, è rimasta imprigionata perché le porte non si aprono. Io no, io francamente forse sono riuscito a mettere le gambe fuori dal letto. Chiamavo il nome dei figli, perché io ho avuto netta la sensazione della botta molto forte, stesse finendo e poi è ricominciata con maggiore intensità, e a quel punto disse, è finita, credimi. Ci credo. Dopodiché uscimmo, mia suocera, mi ricordo che uscì subito scaricando, sei vista, hai visto, come per dire, non siete voluti uscire, poi strillava, le figli e me, perché quella è la cosa più tragica, no? Pensi immediatamente ai tuoi cari. Certo. E sono uscito e sulla finestra che dà sulle mura della città, sulla porta, ho visto sto fungo atomico giallo. Perché ricordiamo, era tutta la polvere. Tu vivi nella zona di. O vivevi nella zona io di. Stavo proprio fuori le mura a Porta Leone. Sì, rientriamo abbastanza presto. Cioè, perché mia moglie ha seguito i lavori. E lei, perché io figurati, staremo ancora fuori. Di certo non avevi tempo. E la città, guarda, io ho questa immagine di un fungo atomico giallo che avvolge completamente la città. Mia suocera dice che io strillavo, l'agora è finita, dopodiché finisce lì, perché da quel momento, credi, visto i figli, mentre loro scappavano, io dissi, da questo momento serve il sindaco, presi gli unici abiti che io porto regolarmente, quindi giacca, presi la camicia pulita, guarda, questo lo ricordo benissimo, mentre la scala aprì l'armadio, presi la camicia, presi una cravatta già annodata e poi mi sono cambiato dopo giorni e giorni e giorni. E da quel guarda, portai. Noi avevamo il camper sotto casa, parcheggiato, no? E era cascato il muretto di casa mia, aveva ceduto. Quindi far uscire quel camper, però dove. Cioè, misi io alla guida, feci scendere tutti da sto camper e andai proprio a sinistra, sai, sentì la strada che cedeva, però. E poi la cosa terribile fu la strada di casa mia, una strada stretta, via Chiarizia. E io andavo avanti per vedere se ci fossero macerie, mia moglie stava alla guida del camper. E la gente che mi fermava disperata in pigiama, ma soprattutto due badanti, non lo scorderò mai, che mi gridavano, dicevano, dovete andare a prendere la signora, e ho sempre pensato a questi anziani che erano rimasti dentro casa con questo susseguirsi delle scosse, con quel terrore, soli, e io chi potevo mandare? Chi potevo mandare? Infatti poi quando si parlava del piano di protezione civile aggiornato, no? Anche a Roma, io ho sempre proposto che si faccia, no? Si faccia l'assegnazione di queste persone
organizzare dividendoli per i gruppi di volontariato che li vadano a prendere. D'altra parte l'ospedale fu evacuato dai giocatori dell'Aquila Rugby, no? Ricordiamo tutti. Dopodiché lasciai la famiglia al camper. Non riusciamo a trovare un vicolo d'attraversamento. No, poi non stanno a lavorare. E dopodiché lasciai la famiglia e niente, la rivedi per pochi minuti dopo due giorni per convincerli ad andare sulla costa. Raccontaci come, intanto dove sei andato? Noi avevamo la protezione civile del comune, noi l'avevamo rifatta, no? Avevamo votato a dicembre, prevedeva tutti i dirigenti, funzionari e assessori al COC, che era all'autoparco, se non che arrivate lì... All'autoparco giù a Via Carabba. A Via Carabba, ma arrivate lì era crollato, delle cose per cui impediva l'accesso, io l'avevo anche attrezzato, eccetera. Io fui preso molto in giro perché avevo messo ad esempio i fax, tutti a prendere in giro, messo i fax. Il fax è necessario perché saltano i cellulari, certo. In quel momento saltarono i ponti, no? Certo. Però in ogni caso doveva andare a quello regionale, al COC regionale, al centro regionale. Dove si perché trovava? Perché c'è una Silone? Gradualità, certo. Rispetto agli allarmi. No, a Palazzo Silone, alla Guglielmo Restromoli. Alla Restromoli. E quando io arrivai era una situazione, sai, dopo un bombardamento, no? E tutti i controsoffitti crollati, le lampade appese con un filo, no? Erano cadute i plafonieri, queste apparecchiature che ballavano. Trovai lì alcuni funzionari bianchi con cadavere, cominciai a cercare di capire che era successo, ma cioè che fare, mi arrivavano le prime telefonate, la prima terribile, io mentre andavo a piedi, no? Al COC correvo, passai lì a... vidi la prima casa crollata, parlai con Bertolaso, disse guarda correte, qui è una tragedia, lui mi faceva sindaco, questo momento, guarda non scordo mai, da questo momento dipende tutto da te, devi stare calmo, io dicevo guarda io sto calmo qui, è una tragedia, mi arrivò la telefonata anonima, non so chi fosse, non l'ho mai capito, rispondo, avevo appena lasciato il telefono, avevo chiuso con Bertolaso, sindaco, sì, Onna non c'è più, è chiuso. Figurati. Provava a richiamare e saltava il ponte. Poi mi chiamò un collega dicendo che c'era la cognata sotto le macerie, diceva manda qualcuno, noi avevamo due pattuglie quella sera, due gruppi di... Io avevo chiesto... Programmazione dello stato di emergenza il 2 di aprile, però avevamo due squadre di vigili, stavano già, chiaramente arrivavano da Teramo, stavano partendo, ricordo la telefonata a Chiodi, Massimo è successo, dico guarda qui è una tragedia, arrivo subito, disse guarda non fa l'autostrada, perché io non sapevo le condizioni dell'autostrada, gli disse prendi una camionetta dei carabinieri, perché ho pensato sai, e fai la statale, fai le capannelle, ma vieni con una camionetta dei carabinieri, perché io non sapevo se ci fossero state frane, in quel momento devi pensare a tutto, certo. No? Mi chiamava la Stati e così via. Che era l'assessore alla protezione civile regionale. Poi guarda, mi si aprì il cuore quando vidi arrivare Basti, l'ingegner Basti, perché era direttore delle emergenze dei Vigili del Fuoco, lui era aquilano, era stato a dormire lì, e cominciamo a provare a ragionare qualcosa e pensa quindi alla Resta Roma li eravate? Sì, ancora? Allora mandai di corsa Bolino che mi aveva portato con lo scooter, un freddo cane, che è il dirigente del comune, che era un funzionario del comune, uh-huh. Bravissimo, gli disse vai a vedere come sta la Guardia di Finanza, perché lì c'era questo grande piazzale, io pensavo vediamo in che dove condizione eravamo sta. Stati e guarda il caso, mercoledì che era eravamo stati alla festa della fine dell'anno accademico. E lì c'era, guarda il caso, nella registrazione che ho visto della riunione dell'emergenza della sala operativa della protezione civile, in quegli stessi minuti Bertolaso diceva dobbiamo verificare come sta la scuola della Guardia di Finanza. Mm. Che devo dire non solo ha retto, ma poi ci ha ospitato ed ha ospitato soprattutto la città
virtuale. Certo, anche perché tutti ricordiamo nella palestra. Io nella palestra ho ricevuto ministri, primi ministri, i più grandi dirigenti di multinazionale, io ricevevo sugli spalti. Allora, per educazione loro si sedevano sopra, io mi mettevo girato e si faceva così, non c'era niente. Ho ricevuto sulle sedie che stavano lì del giorno più drammatico che erano rimaste, fu il giorno dei funerali, quello è il giorno che non dimenticherò mai, come quando andai all'obitorio, quello spazio organizzato. Quello credo che rimarrà nella... tutti quelli che l'hanno vissuto e poi rimarrà nella storia di questa città, come è rimasto il terremoto del 1703, noi non conosciamo il carnevale, in fondo qua all'Aquila si cerca, no, di inventare il carnevale, qualche ristoratore, qualche gestore di qualche locale si inventa il carnevale, ma al di là di una sfilata con dei bambini, ma io non ho mai festeggiato, per esempio. Perché all'Aquila il carnevale non esiste dopo quello che è successo nel 703. Il 2 febbraio. Che era il giorno della Candelora. Il 703, no? La Candelora. Allora, sì, poi di fronte a questo, io credo questa fette, queste generazioni di aquilani, no, che sono state colpite, cioè almeno tre generazioni, non lo scorderanno mai. Quando hai incominciato ad avere contezza delle tante vittime del nostro terremoto? Io non dimenticherò mai quella mattina, avete fatto una conferenza stampa dove si iniziava a capire, dicevate centinaia, mi hai detto, mi ricordo come se fosse adesso, credo davvero che se io fossi l'unica giornalista aquilana quella mattina. Sì, tu c'eri. Mi hai detto sono centinaia. Erano centinaia. E credo fosse la mattina alle 11:30, mi ricordo. Perché, Maroni, sì. Che era arrivato. Venne lui, Berlusconi, mi ricordo. Qua cominciavano ad arrivare le prime notizie, poi la cosa, guarda che fu il colpo. Quando mi arrivò la chiamata, perché tu pensa, i ponti andavano e venivano, no? Quindi avevamo le radio. A un certo punto mi telefona, credo un collega, qualcuno, dice guarda che stiamo evacuando l'ospedale. Ecco, questo ti volevo domandare. E stanno arrivando i morti. Saranno state le decine, guarda c'ho i brividi in questo momento. Saranno state, non so, 5:30, dice guarda abbiamo evacuato l'ospedale, stanno arrivando i morti, non c'abbiamo niente. Tant'è vero che io chiaramente dovevo stare lì. Disse ci state tutti o devo venire pure io, perché lì i medici medico gli hai detto vi serve una mano in questo senso, cioè, però io chiaramente dovevo stare là, ma lì si sono riversati tutti i colleghi, no, cioè tutti qua, molti delle persone addette all'emergenza, ad esempio i miei dirigenti e funzionari vennero con le famiglie in pigiama al COC e quando io vidi che alcuni mancavano disse, non è che succede. E purtroppo qualcuno ci aveva i propri cari sotto le macerie. Cioè, voglio dirti, chi in quel momento, in tanti si sono sistemate le famiglie, chi aveva un ruolo sociale di dovere si è mobilitato, l'ospedale si riempì di tutti i medici, arrivavano gli infermieri. Il problema è che si lavorava per i corridoi. In condizioni incredibili. E furono i ragazzi dell'Aquila Rugby a caricare, perché voi immaginate i pazienti della lungodegenza, i pazienti operati, i pazienti dell'ortopedia. Intero, certo, un ospedale intero. E lì io cominciai a capire le dimensioni umane. Poi chiaramente io non riuscivo ad avere tutte le notizie, perché lì dovevamo pensare a cosa organizzare, no? Cosa fare in quel momento, però è chiaro che il sapere ogni tanto a spezzoni, mi arrivava notizie, poi sul presto mi arrivò una telefonata di Stefania Pezzopano. Stefania era presidente della provincia. Stefania Pezzopano, dice il cognome, è di Onna, no? E c'aveva i parenti a Onna. E Stefania, sai quando uno si inghiozza, no? E mi diceva qui è terribile, e poi lei non riusciva ad accettare, no? Questa cosa che i corpi fossero stati messi su un prato coperto di lenzuoli. Diceva no, io questa cosa, dicevo Stefano, ma
ti capisco, vieni, raggiungi, stai su, ti abbraccio, eccetera. Dico, dove li mettono? Cioè, c'era anche questo problema. Dopodiché è cominciato tutto. Forse, signor Sindaco, questa è l'esemplificazione dei nostri 10 anni dopo. Questa è l'esemplificazione del fallimento, perché questa si chiama ricostruzione pubblica. Questa si chiama ricostruzione privata. E questa è la condizione, la sintesi più là, della condizione. C'è un altro fallimento ancora, perché tutto il blocco dei TAR, io ho visto questa polemica recentemente, l'ho letta su di voi, no? Del presidente, del neopresidente TAR, dice politici ci saranno con noi. Assolutamente no. Però se c'è un fallimento dell'Italia è nella De Amicis. La scuola De Amicis, ad agosto, credo, le ragazze per l'Aquila fanno il concerto, ci danno 1,5 milioni, arrivano poi i soldi per ricostruire e ancora sta così, perché è stata oggetto di 5 anni di ricorso al TAR e poi il Consiglio di Stato ha detto no, guardate, noi non c'entriamo, adesso vedetevela voi. Qui c'è stato il primo ricorso, è stato già dei progettisti che non avevano vinto, che non avevano vinto il bando di progettazione e siamo così. Però e eccola, il centro storico, questi sono i puntellamenti come sono stati fatti a distanza di pochissimi mesi del 2009. Ci abbiamo passati qua e lo dico questo nel libro. Guarda, sempre lo dico per chi non libro. È aquilano, questa è la nostra biblioteca, e dove il nostro non liceo classico. Fatto, e dove non si è fatto il puntellamento, ad esempio a Collemaggio si fecero i lavori, ma si ritenne non necessario puntellare le mura. Ricorderai che credo nel 2014 o 15, allora la perdonanza, noi apriamo la Porta Santa il 28 di agosto, il 12 o il 13 di agosto, vigilia di Ferragosto, qui mi fa una telefonata il professor Galeota, professore della facoltà di ingegneria, dice Massimo, guarda, sindaco, dice guarda, devo venire subito a parlarti, c'è un problema serio. Era mattina abbastanza presto, già uno che ti dice un problema serio, ogni giorno a me, tutti quanti telefonavano e dicevano c'è un problema serio, vabbè. Viene accompagnato da altri suoi colleghi, mi dice guarda, devi chiudere la Basilica di Collemaggio. Dico, ma come devo chiudere la Basilica di Collemaggio? Allora, il muro di sinistra, guardando la facciata, quindi all'altezza della dell'abside, porta, proprio della Porta Santa, oltre, quindi? Sì, poco dopo, era uscito dal piombo, era arrivato a 25 centimetri, rischio crollo. Allora organizzai quella cosa, trovai, guarda, non sapevo dove mettere le mani, perché eravamo alla vigilia di Ferragosto. E come facevamo a non entrare? Si faceva a non entrare? Allora mi ricordo, non sapevo chi santo vuoi darmi. Allora in questi casi vado degli amici. Allora chiamai Giacomino Di Marco, che è un ingegnere. E disse Giacomino, tu mi devi salvare la vita. Inventami una cosa che io possa aprire la Porta Santa, far entrare una persona alla volta e farla riuscire. Mamma! Oggi, dopodiché non trovavo un'impresa, allora sai chi chiamai? Perché l'avevo visto pochi giorni prima, Gabriele Gravina, l'attuale presidente della Federazione Calcio, disse Gabriele, guarda, mi devi fare una cosa, coprire qualcosa, lui disse Massimo, è Ferragosto, disse Gabriele, guarda, fallo, non farlo per me, non farlo manco per la città, fallo per Pietro Celestino. E mi ricordo che fu organizzata quella cosa, parecchi fecero magari un po' di polemiche, con una responsabilità terribile da parte mia. Ma altronde io non potevo interrompere la perdonanza, per cui, se ricordi, si fece una specie di copertura, chiaramente avrebbe retto, quindi con legno, fece tutto lo studio, lo fece Di Marco, e aprimmo una specie di sgabuzzino, e si entrava una alla volta perché io dovevo mantenere la tradizione. E lì perché non si era fatto il puntellamento, per cui quella parete giorno si era, per cui sui puntellamenti tutti hanno avuto a ridire, però hanno anche permesso di aprire il centro storico, perché se no noi saremmo stati ancora
se vi ricordate, con l'esercito che impediva l'ingresso in zona rossa. E proprio su questa scia dell'insegnamento, Massimo Cialente, a distanza di 10 anni, il tutto dov'era, com'era? Sei ancora convinto che sia stata la soluzione giusta adottata per questa città nel post-sisma? L'hanno voluto gli aquilani e ti spiego perché. Allora, la legge non prevede che il piano di ricostruzione o altri interventi, non era previsto, la legge non prevedeva che io avessi, io comune o altre autorità, istituzioni, enti, avessero capacità ablatoria. Per cui se uno aveva un pollaio, si è rifatto il pollaio. E la prova è questa, che Valle Bretana, con l'Università di Valencia che venne con giovani aquilani che erano lì a lavorare, mi propose un progetto che io avevo inserito, se ti ricordi, nell'asse centrale, avevo inserito anche Valle Pretara e non volevano, proprio perché c'era questo grande progetto di rifare Valle Pretara facendo in un quartiere modello, con le scuole, la chiesa nuova, eccetera, eccetera, dei negozi, perché a Valle Pretara le poste sono andate via perché non c'erano negozi, e mi fu pesantemente respinto da alcuni proprietari di appartamenti, dei palazzi in parte dell'Atere, che accesero un falò contro. Ma poi c'è un altro evento. Io ho chiesto di spostare 10 metri il famoso palazzo su Porta Barete, spostarlo di 10 metri. Abbiamo subito ricorsi contro ricorsi e adesso dovrà essere spostato solo perché la sovrintendenza ha posto un vincolo. Ma cioè, non è che com'era dov'era è stata una scelta, tant'è vero che lì dove c'era una proprietà pubblica con la quale io potessi dialogare, quando dico io chiaramente dico i miei collaboratori, Di Stefano, i miei dirigenti, la giunta, come ad esempio Porta Leone, adesso si è fermato, però demolire, fare il belvedere, quei parcheggi sotto, il recupero del via 20 settembre dell'area ANAS, ma solo dove tu hai una proprietà, diciamo così, pubblica, coi militari, ho trovato l'accordo, allora si è potuto fare il parcheggio e levare. Ma il com'era e dov'era, diciamo così, siamo stati letteralmente costretti dalla legge, perché io la possibilità di dire, caro Alberto Galeotti, guarda, casa tua è incongrua, è brutta, qui non può stare, io non... Tu facevi un ricorso al TAR, come hanno fatto per Porta Barete, certo, eccetera. Mentre per Valle Pretara, che secondo me è la grande occasione persa da questa città, alcuni cittadini sono andati dietro a un noto architetto, ingelosito forse che ci fosse un'università straniera, e fecero un falò a Valle Pretara. Ricordo un falò contro di me, quasi medievale. Questo non me lo ricordo. Ci fu un falò. Signor sindaco, siamo sotto la sede del comune. Dove lasciare il cuore. Dove hai fatto il sindaco per 2 anni, dal 2000. Quella era la mia stanza, dietro a quel serbatoio, quel silos. C'erano 2 stanze, io ero come il dottor Terzini. Entravo, uscivo e mi affacciavo da quella finestra, soprattutto il pomeriggio, dato che avevo pedonalizzato questa piazza. E feci uno studio, perché lo studio era che se comincia a levare la latta, piano piano ritornano i bipedi. E tant'è vero che era tornata a essere la piazzetta, la piazza dove la gente si sedeva, anziani, e i bambini giocavano a pallone qua sotto, facevano un rumore bellissimo. Bellissimo, vero? Sì, bellissima, spero. Palazzo Margherita, stupendo, bellissima Piazza, sì. Palazzo, era bellissima tutta la nostra città. Era bella la città, questa è un'altra cosa che io qui avevo provato anche a dire. Anche qui le immagini del ristorante Ernesto, ti ricordi, sì, la vetrina, sì, completamente piena di macerie, perché praticamente questa ha retto la struttura così, esterna, secondo me ancora, ha retto la struttura esterna ed erano crollati. Beh, tutti. Io vorrei anche spiegarti perché, c'è un libro bellissimo dell'architetto... che descrive con questo terremoto si è scoperto una cosa che dovrebbe far riflettere, perché fate caso, sono pochissimi gli edifici nei quali c'è stato il ribaltamento
delle facciate. Ad esempio qui sono cascati i solai, anche lì, no? Però anche nei palazzi che hanno riportato danni piuttosto importanti, i crolli non ci sono stati. Da noi i crolli sono stati morti, sono l'edilizia minore, no, di alcuni paesi, una che fra l'altro ha un problema di microzonazione, e poi sono stati i palazzi in cemento armato. Certo. Palazzi della zona del Sant'Andrea, no? Di Campo di Fossa. Dove c'erano stati degli interventi aggiungendo quei tetti con. No, io parlo dei palazzi in cemento armato, via Sturzo. Certo. I due palazzi che sono cascati erano palazzi realizzati, quindi il problema è questo. Sì. Perché non c'è stato il ribaltamento? Perché tutti gli edifici realizzati già dopo il 1400 e dopo il 1703 erano stati riparati o costruiti con sistemi comunque antisismici. Quelle che noi adesso vediamo essere le catene erano ad esempio fatte in legno. Guarda, ci sono questo libro di Antonio. Ci sono anche delle immagini ritrovate splendide. Ora, che succede? Che più ci si allontana dall'epoca dei terremoti, più si scorda. Dopodiché, soprattutto dopo l'Unità d'Italia, a parte se ne scordano, ma che succede? È successo all'Aquila, se ci rifletti. Gli edifici che più hanno sofferto sono, da dove siamo partiti? Dalla prefettura. È questo qui. Santa Maria Raccomandati, lo stesso Collemaggio, la Basilica, sono quelli che sono stati oggetto di interventi, nel caso della Basilica fu messo il cordolo lì, ma questi sono stati edifici che, adattati ad essere tribunale, pretura, quello che vuoi tu, allora sono stati rimaneggiati, Palazzo Carli, che ti devo dire, Palazzo Margherita, Palazzo Ardinghelli, cioè palazzi sui quali stavano tanto bene, poi sono arrivati, magari hanno detto qui apriamo, qui dobbiamo fare l'aula, certo. La staticità. E questa cosa è che si è fatta moltissimi posti in Italia, forse anche nella Casa dello Studente, io non so, non ho seguito, ma quando io dico che serve il fascicolo del fabbricato, serve proprio per questo, perché altrimenti qui in città, guarda, non c'è stato il crollo delle, tranne alcune case in via Roma, no? Ma il ribaltamento delle facciate non c'è stato. E questo si spiega. Quali sono gli errori, secondo te, che sono stati commessi in questo terremoto e in questa ricostruzione aquilana? Allora, gli errori che sono stati fatti sono stati, nell'ordine, non aver moralizzato con una serie di proposte che molto modestamente avevo fatto anch'io, non aver moralizzato la ricostruzione privata. Poi Barca un po' mi dette retta, però il sovraccarico progetto da parte degli ingegneri che stiamo pagando. Perché rallentano, tu dici, tutto l'aggressività di marketing di alcune imprese sono venute. E hanno preso dei cantieri contattando i privati e poi sono venuti e sono falliti. Io avevo detto bisogna fare una gara, cioè tu scegli 3-4 imprese, no? I condomini, e si fa una sorta di gara che non è sui soldi, ma è sulla tua condizione di bilancio. Io voglio sapere tutto di te, impresa, non che mi vieni a morire qui. Guardate, io ci ho passato dei guai tutto, anche no? Legali, certo. Per queste vicende. E secondo, quali materiali usi? Quali tempi mi dai? Chi sono i subappaltatori? Ok? Perché poi altrimenti abbiamo visto una omogeneità di intenti di progettisti, amministratori di condominio e imprese. E questo è stato il primo problema. Il secondo, il piano di ricostruzione che ha bloccato la ricostruzione del centro storico fino al 2013. E il fatto che non avessimo una legge subito, noi per avere una legge abbiamo dovuto pigliare botte, per avere un finanziamento io ho dovuto rinunciare a togliere la fascia, eccetera, che mi hanno fatto poi pagare, no? Questa ormai credo sia storia, no? E poi il fatto che siamo ricaduti nella problematica dei lavori pubblici in Italia, che è un problema
che qua all'Aquila chiaramente nel cratere si sente moltissimo, perché è evidente, no? Perché questo centro storico ormai, guarda, qui è tutto di fronte, no? Poi ti sposti un poco, è come un sorriso nel quale poi mancano dei denti, no? Stavamo adesso lì, piazza Palazzo, è tutta rifatta, c'ha il problema del liceo classico, c'è il problema dell'ex IPAB, no? Dell'ECA. Siamo nel cuore del nostro centro storico, qui dove erano qui i negozi più rifatto. Belli. Qui questo è un po' in ritardo, ma qui è tutto rifatto, dopodiché manca vita, perché non si è fatta la politica al servizio della fruibilità del centro storico per favorire il rientro dei commercianti. Io mi sono inventato fare centro, ma se poi qui venire in centro è un problema, tu capisci che non è stato attrezzato tutta una politica fatta. Ma perché è stato rallentato tutto? Ma se siamo l'unica città al mondo che non ha un parcheggio a pagamento, e se non ha il parcheggio a pagamento, l'Aquila non può mantenere il tapis roulant. E allora tu hai 670 posti a 7 minuti dalla piazza, come tutte le città, anzi 7 minuti è poco, perché a Perugia facendo la rocca, no, ci impieghi di più. Tanti aquilani ci hanno chiesto perché in questi 10 anni, tanti dei quali la piazza è stata, vuoi o non vuoi, abbastanza isolata, no? Quando ancora non si è ripartiti qui in piazza, perché non si è approfittato per organizzare un parcheggio interrato nella piazza? Ma guarda piazza che c'è Duomo. Stata. Perché? Ricordiamolo allora a chi ce lo domanda. Perché? In questi giorni in c'è cui ci stato sono un project tante... financing che era stato presentato con l'accesso da via Arcivescovado, eccetera, eccetera. Io ho fatto l'operazione che in questi casi si fa, non l'ho fatta la delibera arrivare così, coinvolse la città, no? Lo misi su Facebook e aprì un dibattito, no? Dicendo guardate c'è questa cosa, la città ha detto non lo vogliamo mai. Ora, forse perché io girando col mio camper un po' l'Europa ho trovato i parcheggi persino sotto la piazza di Lisbona, quella dove hanno girato il film della rivoluzione dei garofani, no? Ma in tantissime città c'è sotto la piazza, però si può fare anche altrove, ma noi abbiamo un parcheggio là, sta a 7 minuti, ci sono 765 macchine. Che guardate, esce appunto nella parte alta di Piazza ma Duomo. Ma se il tapis roulant che io rinaugurai ad aprile, esatto, poi è stato fermato perché si vuole tenere il punto di non fare questa cosa, beh, ragazzi, allora ecco, cioè il centro storico è in riabilitazione e la riabilitazione richiede un'attenzione particolare, invece qui è lasciato tutto al docoio coio. È chiaro che alcuni commercianti devi organizzare le cose, convincere ad esempio a fare la giornata il sabato quando tu hai parcheggi eccetera, riportare, pensare magari non il sabato, un altro giorno, no? Ma perché non portare il mercato? Il sabato, il mercato funziona solo il sabato. Una sperimentazione una volta, io glielo dissi, di Piazza il mercato è stato portato in Piazza d'Armi, posizione naturale. Io dissi, guardate, se voi tornate nel disegno, no, adesso, in questa fase, non pagate la tassa di occupazione, cioè quel giorno lavorate senza pagare al comune, senza pagare nulla, no? Per cominciare a stimolare, perché ogni iniziativa che si fa al centro storico riesce, però è chiaro che devi ricreare una quotidianità. Poi io stavo lavorando per portare gli uffici comunali, anche spendendo qualche lira, perché in questo momento lo devi fare. Lì doveva venire ad esempio tutti gli uffici della provincia, scrissi io assumendomi io quasi la responsabilità e non sono venuti, dovevano venire gli uffici scolastici. E portare il comune in uno o due palazzi, anche lì l'ascensore finanziato per uscire sulla zona di uffici da portare su Viale Rendila è bloccato. Io l'altra mattina alle 7:30 sono andato a girare a dimostrare che non danneggia le mura, no? Però si è fermato tutto purtroppo. No? Io spero, mo è uscita questa nuova giunta, speriamo facciano qualcosa. In tantissimi da tutto il mondo sono arrivati qui all'Aquila nell'immediato post-sisma, nell'occasione del G8 e poi in questi lunghi 10 anni. Ma attenzione, quale fra questi personaggi mondiali è stato
secondo te particolarmente vicino all'Aquila e la cui collaborazione è stata importante per la nostra città a distanza di 10 anni? Ma guarda, io posso dire tantissimi, guarda, è difficile capire chi è che non lo è stato, no? Di quelli che sono venuti. Poi ci fu questa grande manifestazione di affetto, no? Vennero, mi ricordo, nei campi, venivano, io non potevo andarci, figurati se avevo tempo, qualcuno si è pure un po' offeso, però vennero, se ti ricordi, campioni, artisti, attori da tutto il mondo. Sì. Io personalmente l'episodio che ricordo è quello col Papa, che mi ha colpito moltissimo. Dopodiché chiaramente ho avuto la possibilità di soprattutto confrontarmi con alcuni che in segreto hanno dato una grande mano, no? Innanzitutto, che è la cosa più bella, no? Senza... Non tanto in segreto, è stato Gianni Letta. Gianni Letta è stato sempre vicino alla nostra città. Gianni Letta è stato quello che mi ha aiutato molto. Un altro che ha aiutato molto nell'ombra è stato Bersani. Bersani, diciamo che è stato... Si era creato questa raison Bersani, Gianni Letta, Legnini, il lavoro di Giovanni Lolli con Marcello De Angelis, no? Perché facevi riferimento al Papa? Beh, quello del Papa è stato un episodio particolare, perché io lo spiegavo anche in altre sue interviste. Chiaramente veniva il Papa e fu deciso che avremmo fatto un intervento io e Chiodi. E quindi mi arrivò questa telefonata, perché tutto il protocollo le passiamo, certo, il segretario le certo. Parla, e mi disse: guardi, lei deve stare, saluta il Papa, un intervento di 7 minuti, ci mandi il testo scritto, perché è sempre così. Certo. Figurati se io potevo avere il tempo di stare a scrivere, sedermi a tavolino e scrivere un testo, a parte che poi io parlo a braccio, quindi figurati già la sofferenza di scrivere. Al che mi ricordo che ero in macchina, mi stavo spostando da una parte all'altra e chiamai Fabrizio Caporale e gli dettai l'intervento. Mi ha detto stampa del comune, sì. Disse, poi gli dissi: Fabri, mo portalo a 7 minuti, taglia gli aggettivi, aggiusta, perché okay. Ho 7 minuti, quelli sono tassati. Il Papa va a Onna, poi va a Collemaggio e viene. Io lo aspettavo, stavo facendo una riunione prima di arrivarsi, perché non è che c'era il tempo di dire: oh, adesso incontro il che Papa. Che periodo era? Era il 28 di aprile, cioè il terremoto c'era stato 22 giorni prima. Tu immagina come potevo stare io, riunioni, cose. Cioè, a un certo punto arriva la telefonata, dice: sindaco Cianetti, guarda che il Papa è in ritardo, quindi lei deve restringere il saluto. Non mi ricordo se mi disse 4-5 minuti, cioè lo tagli. E dice: ma figurati, io stavo a fare una riunione, figurati, mi potevo mettere al tavolino a fare quella. Allora dissi: parlo a braccio. Quindi viene il Papa e io, parlando, faccio finta di vedere, ma lo guardavo negli occhi. E lui aveva questo sguardo, credimi, uno sguardo particolare, no? Con questi occhi dolcissimi. Lo sentì così vicino e lui mi seguì con una tale attenzione, anche perché ci fu quel passaggio che mi venne spontaneo: lei non è qui come pontefice. Oggi noi... adesso ricordo, io dissi, noi avevamo sempre sognato, no? Che lei potesse venire, magari alla perdonanza, ma oggi lei non viene come pontefice, ma viene come padre, perché viene in un momento così. Lui rimase molto colpito, mi ricordo. Al punto tale che, finito di parlare, lui si alzò per salutarmi, io lo sentì così vicino, gli mise la mano sulla spalla. C'è tutto il tempo che sto così, figura una cosa che... Il cerimoniale è stravolto. No, per farti capire. Certo. E la cosa che è rimasta è che io gli dico... Oh, lui era rimasto, uno dei motivi del ritardo è che lui si era messo a pregare, si era fatto portare l'urna di Celestino V all'ingresso, proprio alla porta, perché era tutto crollato. Dico alle mangio, no, sì. Ti dico, quando entrai là dentro a vedere il cielo, cioè tu apri... Con le magie non c'era più l'abside, ma c'era il cielo. Entrai in una giornata chiarissima col nostro cielo. È un'immagine che non potrò mai dimenticare. E lui si era messo non solo a lungo in preghiera,
aveva sostato, ma si era tolto il palio del Papa, e l'aveva messo, l'aveva lasciato a Celestino V. Allora gli dico, lui ebbe parole belle per me, di incoraggiamento, per gli aquilani, e io a quel punto gli dissi: santità, so che lei è stato a Collemaggio, mi faccio una promessa, che quando riapriremo la chiesa sarà lei, sarà presente lei che la riaprirà. Lui, ti giuro, mi guarda proprio e mi fa: se ci saremo ancora. Ora, io che per una battuta, tu lo sai, no? Chiunque mi conosce sa che io feci testualmente, disse: santità, cos'è questo pessimismo? Io sarò veloce, no? Sorridendo. Lui sorrise, quasi rise della mia battuta, mi guardò e mi disse ancora: se ci saremo ancora. Dopodiché passano 2 anni, una mattina stavo in ufficio, io ho sempre il computer acceso, no? Mi chiama al telefono Donatella, mia moglie. Dice: Massimo, si è dimesso il Papa. Dico: amo, ma come ti va di scherzare? Dico: guarda. Dice: Massimo, ti giuro, si è dimesso il Papa. Mentre le dicevo che te scherzi, aprì e mi ricordo che Repubblica metteva proprio sul sito Repubblica: il Papa si è dimesso. E questa cosa, allora io capii che cosa intendesse in quel momento se ci saremo ancora. Allora la mia riflessione, che mi è rimasta sempre, è quale sia stato il tormento di quest'uomo che ogni mattina, ogni sera, ogni ora si interrogava: sono io la persona giusta? Posso andare via? È giusto che io vada via o che rimanga? Che è una cosa che chiunque ha coscienza, con grandissime responsabilità, si pone: sono io la persona giusta, capisci? E quindi questo, diciamo, è l'episodio che più mi è rimasto e che mi fa anche capire. Capisco. Di queste, del tormento e della solitudine di chi ha ruoli di grande responsabilità. Com'è stato il tuo, che sei stato? Guarda, nel mio piccolissimo, ma sai quante volte mi sono interrogato? Immagino. Ricordiamo che tu sei stato eletto nel 2007, sì, e poi ad aprile 2009 eri nel pieno, impelagato nel caos terribile. Però eri con quella spinta iniziale, no, dei sì, 2 anni, con no, la voglia avevo di, appena con la fatto voglia il piano strategico. Io l'ultimo giorno di quiete, che è il pomeriggio del 5 di aprile. Quindi domenica pomeriggio? La domenica pomeriggio io avevo curato il giardino. Avevo tagliato l'erba, guarda, lo ricordo benissimo, avevo tagliato l'erba del prato, cioè un piccolo prato, insomma, avevo sistemato alcune cose, poi ero andato allo studio, un caos nel mio studio, mia moglie per protesta non entrava da 2 anni nel mio studio, per il disordine, per la scarsa manutenzione, e mi ero seduto e avevo corretto, ma da proto, perché doveva andare in consiglio comunale, quindi la sessione definitiva, avevo corretto il testo, il documento del piano strategico. Sai, la correzione da proto era dato che ci tenevo tanto, sai, quando la virgola viene messa uno spazio dopo, certo. E cioè, quindi avevo aggiustato proprio, non so, la E sbagliata. Sei proprio, preciso. E avevo finito sto lavoro, mi ricordo, tutto tranquillo, e poi avevo cenato. E se torni indietro, in quei momenti, in quelle ore, nei primi giorni, immagino, c'è un momento in particolare che ricordi come davvero drammatico, dove veramente non si può parlare di speranza, perché soltanto chi ha vissuto quelle ore capire quello che abbiamo passato. C'è un momento di disperazione grande, lo ricordi? Funerali, quando sono entrato nell'obitorio, quelli sono momenti di dolore, però è il dolore collettivo, e condividere un dolore con altri, sai, a me arrivavano le notizie poi delle morti, no? Era diventato, io avevo, guarda,
ci penso spessissimo, Silvana. Io sono cresciuto in un edificio al Torrione, al palazzo, tutta la vita con dirimpettaio, no? E non c'è stato evento che con la famiglia, con quella famiglia, non, bello o brutto che sia stato, che l'abbiate condiviso. Sai, quando si sta insieme 40 anni, si vede a bambini, no? Quando mi arrivò la notizia, mi ricordo, io chiamai papà che stava, l'avevo mandato a Torino, stava andando a Roma, e chiamai Donatella, no? Però era un dolore complessivo. Il momento più drammatico fu la notte dell'ordinanza, la notte del 5 maggio, in cui io da solo mi trovai con un'ordinanza che mi era stata tenuta nascosta, era stata firmata, che decretava la fine dell'Aquila. Guardate, quel momento io sentì che era finita e lì feci il pazzo, ma fu veramente, credimi, fu un gesto di disperazione pura, perché la legge c'era, si prevedeva il trasferimento di tutto quanto, tranne gli uffici del comune, le parti specialistiche, eccetera, e contemporaneamente stesso trattamento per i dipendenti sulla scorta del danno riportato alla casa. Cioè oggi noi saremmo, a 10 anni saremmo 15.000, 20.000 abitanti, età media 70 anni. E quello è stata però la chiave di volta, perché vinta quella battaglia quella notte, ma io lo dissi, io 20 minuti vi faccio ammazzare, io chiamo tutti gli aquilani, guarda, sarebbero arrivati, io dissi, fra 20 minuti voi sarete circondati, chiamate le serie, guarda, c'erano tutti i generali, no, comandanti, c'era, vi do 20 minuti di tempo, eccetera. E poi mi trattenevano, io dissi, guardate, se non mi fate uscire, non mi ridate il telefono, mi ritengo in arresto. Fu una cosa drammatica, alle 2, Letta, col quale mi ero rifiutato di parlare, mi annunciò che Berlusconi, svegliato, aveva annullato l'ordinanza. E se andate a vedere, quell'ordinanza non si trova. Quindi per dirti, da allora però, dal giorno dopo, cambia tutto. Si fece la città virtuale. E cioè capirono che l'Aquila non poteva essere rimandata, tant'è vero che poi fecero altre case, il progetto case, e mi dettero anche i MAP, perché la prima soluzione era stata quella di dire, vabbè, tanto mandiamo via la gente. Devo dire che in questo ci fu uno sciacallaggio, un atteggiamento a voltoi generalizzato, di non solo della giunta del centrodestra e della regione, ma fu una cosa trasversale, perché tutti quanti si ricavarono un pezzetto della nostra città, d'accordo? E ti dirò di più, ci fu anche un pezzo di classe dirigente, purtroppo dei professori universitari, che erano pronti a andar via, le facoltà erano già divise, medicina doveva diventare la quarta facoltà a Roma, e ingegneria doveva andare da parte, informatica un'altra, cioè ragazzi, guarda, questo sarebbe diventato un movimento, perché chi torna dopo 5, 6, 7 anni? Cioè tu ti fai una vita lì, dopo 5, 6, 7 anni magari coi figli piccoli che hanno studiato, sono fatte amicizie, eccetera, eccetera, dici, beh, torniamo all'Aquila a fa che? A ripopolare una città morta. Io ho costretto gli aquilani a vivere la città virtuale, perciò c'erano tutti con me, perché tutta la frustrazione, io li ho costretti a lavorare in posti impossibili, a fare sopra e sotto alla costa i bambini. Però guarda, Garofalo nel 703 mise le palizzate alle porte e disse, adesso state dentro e ricostruite la città. Io non le potevo mettere i posti di blocco, figurati, però potevo fare un'operazione, farli stare qui costringendoli sul lavoro, ecco perché uscirono gli uffici in posti impossibili, e con altro sistema. Le scuole. E fu il miracolo dei MUSP, del lavoro con gli ingegneri di Bologna, che aveva avuto la discussione di Stefano, alla fine di Stefano era capogruppo del DS, del PD, perché era già nato il PD, non ci sta. Disse, guarda, questa cosa la segui tu, se sbagli, proprio gli disse qui, taccio, no? E lui con il provvedimento. Ad ottobre sono state aperte le scuole. Noi aprimmo precisi a settembre. Aprimmo quasi tutte, tranne due o tre. I MUSP erano tutti pronti.
alcune scuole furono risistemate. Che sono dei moduli. Poi è chiaro, io c'avevo il nipotino che faceva la prima e la seconda media, uno dei nipoti di mia moglie. E questo me lo raccontava. La mattina stava sulla costa, stava a Tortoreto. Come la maggior parte degli aquilani. Degli aquilani, cioè. Si svegliava, tranquillo, si vestiva, faceva colazione, si metteva in macchina, si riaddormentava, veniva qui a scuola, aspettava la mamma uscisse dal lavoro e tornavano e facevano quel poco di compiti. E ragazzi, si sono sacrificati tutti. Non è un caso che oggi concludiamo questa intervista in questa parte della città? Questa qui non l'hanno rifatto perché sono stato io a metterla qui. È bellissima. Sì, sì, ma apertura... l'abbiamo chiesto noi di levare. Ti ricordi qui c'era? Sì, certo, come no. C'era questa barriera orrenda, no? Questa è la sede dell'emiciclo, la villa comunale, la sede del consiglio regionale. Siamo in uno dei quartieri più belli, oggi come oggi, della città, me lo consentirai. Me lo consentiranno gli aquilani, siamo nella villa comunale. No? Questo perché è finita? Perché fu area breve. Questa, Porta Castello. Ci sono dei palazzi straordinari, qui tanti aquilani sono rientrati. C'è Liberty, no? Quindi, e oltretutto c'è la sede del GSSI, insomma tante piccole cose straordinarie per noi aquilani. A parte che non è ancora partito. Esatto, lì soltanto a 5 passi da noi. Soltanto a 5 passi da noi c'è Piazzale Paoli, purtroppo uno dei posti più. Più drammatici, più tristi, più angoscianti della nostra città, che è oggi come era nel 2009, infine. E noi ti ringraziamo per aver riaperto questa piccola, questa finestra sul dramma della nostra città. Forse in tanti di noi come te non avrebbero mai immaginato di dover vivere o di dover raccontare o di essere addirittura protagonisti, no, di una pagina proprio così triste della nostra città. Ma se mi avessero detto, credimi, che mi sarei dovuto trovare ad affrontare il 5% di tutto ciò che ho affrontato, vissuto, io avrei detto vero? Guarda, non è vero, è impensabile, è come se tu mi dicessi guarda devi fare fra 6 mesi scali l'Everest, io ti direi ma per favore, impossibile, no? Non avrei piuttosto mai pensato, piuttosto lolli, sì forse lolli, ma cioè, quelle cose impossibili che però non solo io, chiaramente io mi sono trovato con maggiore responsabilità, solitudine, certo. Poi incomprensioni, attacchi, quello che vuoi. Abbiamo però, vissuto chi è l'aquilano che non abbiamo, passato? E secondo me lo stiamo ancora vivendo l'impossibile. Ma perché però, le ferite scusa, delle tracce. Io ho sempre detto anche alla mia famiglia, indelebili, quando mi contestavo, è toccato a noi, ci sono due soluzioni nella vita, o scappi, certo, o affronti, e il destino di una comunità è stato quello, come l'hanno fatto altri e non siamo i primi. Certo. D'altronde i nostri genitori hanno ricostruito il dopoguerra, no? Ma quindi certo, voglio dire, è toccato a noi, ci siamo rimboccate le maniche, la storia dirà se abbiamo indovinato o meno. È chiaro che le fasi di rallentamento, come quella che stiamo vivendo adesso, ad esempio, sono pericolosissime. Hai scritto un libro, hai aperto proprio una pagina. L'Aquila 2009, una lezione mancata. Una lezione mancata. Perché il senso mancata. È che il paese non ha imparato. Imparato, dice? Non ha imparato nulla. Questo è triste. Non riesce a imparare quello che si dovrebbe fare. Ogni volta è la prima volta, non si fa prevenzione. Che sia uno sciame di 250 scosse come è successo a noi, e io quella notte non sapevo che fare, quando certo, avevo chiuso definitivamente da dei amici, se fui processato dalle maestre il giovedì o il venerdì prima della scossa, e, o come la matrice in cui è arrivato di colpo, e in ogni caso noi siamo colti impreparati, e ripeto, non cascano solo i palazzi vecchi in muratura, i nostri morti stanno quasi tutti qua. Qui ci sono più di 100 morti, ma credo veramente più di 100 morti. Qui in tra questa Sant'Andrea, zona Campo che, di Fossa, certo, Piazzale Paoli, una tragedia. La zona è la borghesia, no? Una tragedia. Della media borghesia, no? Aquilana, sì, palazzi sì, prestigiosissimi. Ma qui a Porta venuti Napoli, giù. Palazzi moderni, qui a Porta Napoli. Palazzi moderni, sì, venuti sì, giù, la casa sì, dello sì, studente, sì, una casa sì, degli anni 60. Sì. E allora io, quello che dico nel libro, quante di Amicis, cioè in cui, lo ridiceva il giornale l'altro giorno, io venni processato perché dissi dopo le elezioni europee la voglio chiudere per fare i lavori e mettere in sicurezza, poi per aver deciso di chiuderla il
primo aprile, no? Perché avevo trovato quei danni gravi. E quante vicende come la De Amicis ci sono in Italia? A. B. Quanti palazzi come la Casa dello Studente, come i palazzi del, di coso, i palazzi qui di Via Sturzo, di Via Sturzo, di Campo di Fossa, quante migliaia e migliaia e migliaia si sono in Italia? Ricordando una cosa, e chiudo con questo che deve essere il monito, i terremoti sono tre parole, eventi naturali, periodici e non prevedibili. E dunque, questa è la lezione che L'Aquila avrebbe dovuto dare. Per la nostra città, insieme al sindaco dell'Aquila. Sindaco emerito, come emerito, il Papa. Il sindaco emerito, il sindaco dell'Aquila che tutti abbiamo conosciuto in questi 10 lunghi anni. Vi ringraziamo e vi salutiamo. Grazie a voi. Grazie per averci seguito, da Roberta Galeotti, e grazie a Massimo Cialente. Ciao, grazie.